mi associo ai ringraziamenti, ma li voglio estendere a tutto il comitato, in particolare alla dottoressa Cianflone, a Rossella Sisti, a Sabrina, a Francesca e comunque a tutti per perché per, se siamo qui molto lo dobbiamo veramente a loro, al loro impegno. Hanno profuso veramente tanto del loro tempo, perché tutti i membri del CUG, ognuno di noi, svolgiamo dentro l'istituto un'altra attività e quindi abbiamo dedicato e hanno dedicato particolare attenzione a questo evento, e quindi li voglio veramente ringraziare, fermo restando che ringrazio tutto il CUG, tutto il comitato nel suo insieme. Ringrazio voi per essere venuti e per partecipare a questa giornata, che è una giornata di ricorrenza che tutti gli anni ISPRA cerca di portare avanti, ricordandoci che non è solo oggi che dobbiamo ricordarci che è la giornata contro la violenza, ma tutte le mattine quando ci alziamo dobbiamo pensare di essere non violenti ciascuno di noi verso tutti, verso i partner, verso i figli, verso noi stessi, quindi cercare noi stessi di assumerci l'impegno di non essere violenti contro nessuno e prima di tutto contro noi stessi. ISPRA, il comitato, il CUG dell'ISPRA, fa parte anche del forum dei CUG della pubblica amministrazione. Come forum dei CUG della pubblica amministrazione è stato predisposto un volantino. Allora, piuttosto che magari fare una riflessione, pensavo di portarlo all'attenzione e magari di leggerlo. Questo verrà diffuso sui siti web di tutte le amministrazioni che partecipano al forum del CUG. Quindi ho pensato che forse era opportuno, visto che stiamo commemorando la giornata internazionale voluta dall'ONU sulla violenza sulle donne, di leggerlo e quindi di fare eventualmente una riflessione in base di dibattito anche su questo. Chiama il 1522 e di no alla violenza sulle donne, per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subite, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete tappato, per tutto questo, in piedi, signori, davanti a una donna. È una frase tratta da William Shakespeare. L'Assemblea dell'ONU ha designato il 25 novembre come giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in cui si organizzano in tutto il mondo attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste fenomeno. Il 25 novembre, allora, come affermazione del diritto di ogni donna a fare le proprie scelte personali e lavorative, rifuggendo da stereotipi e modelli di genere imposti dall'esterno che ne offendono la dignità e la libertà. Un invito a contrastare e denunciare ogni forma di violenza, maltrattamento, abuso a partire da un utilizzo più consapevole delle parole, canale espressivo prioritario che legittima spesso la banalizzazione della violenza inflitta alle donne, e non solo, aggiungo io. È Marcella Lagarde la teorica del termine femminicidio, espressione che racchiude tutte le discriminazioni e pressione psicologica di cui una donna può essere vittima. La definisce così: la forma estrema di violenza di genere contro le donne, scrive Lagarde, prodotto dalla violenza dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato attraverso varie condotte misogine che comportano l'impunità tanto a livello sociale quanto dello Stato e che, ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa. Forse sfugge all'uomo che usa la violenza fisico-psicologica contro la sua compagna o la sua ex compagna, che con il suo comportamento uccide anche il futuro dei suoi figli per sempre, perché mai essi potranno dimenticare il dolore provato dalla loro madre e mai potranno togliersi dal cuore e dalla mente la meschinità e la vigliaccheria del loro padre.
perché solo un piccolo uomo usa violenza sulla donna per sentirsi grande. Questo è quello che è stato predisposto dal forum dei CUG insieme. Noi oggi invece abbiamo pensato che di questa giornata è vero di trarre spunto dalla violenza sulle donne, ma di estendere questa violenza non solo come violenza tra marito e moglie, ma anche violenza sul posto di lavoro, anche violenza nella famiglia, anche violenza più in generale, una violenza collettiva. E quindi abbiamo organizzato la giornata in tal senso, non concentrandoci solamente sulla violenza di genere, quindi sul femminicidio vero e proprio, anche se tutti i giorni, ahimè, accendiamo i media, è un fenomeno molto, ahimè, frequente, perché ogni giorno ne sentiamo qualcosa e che ci rammarica sicuramente, però non deve solamente rammaricarci, ma deve farci riflettere e deve far capire a ognuno di noi, quindi a ciascun individuo, su che cosa e su che cosa stiamo andando. Abbiamo pensato altresì, oltre agli interventi degli esperti, abbiamo 4 docenti universitari, abbiamo la dottoressa De Maio che per il CUG farà una presentazione sulla violenza, su quello che porta, su quello che può essere. E abbiamo pensato di iniziare la giornata, di concludere la giornata con 2 video. Il primo video, a mio avviso, è un video. Mi è stato, quando l'abbiamo scelto, il CUG diceva è un video violento, ci sono pure delle frasi, forse con delle parolacce, non lo volevamo, alcuni non erano propensi a proiettarlo, però sono tante frasi che si sentono e io ho ritenuto opportuno che invece fosse opportuno proiettarlo, perché sono delle frasi semplici, però che possiamo sentire da tutte le parti, sui luoghi di lavoro, per strada, in famiglia, e quindi ho ritenuto, anche se violento, anche se con parolacce, di poterlo comunque proiettare per riflettere sopra, perché secondo me sono frasi che si sentono nella società.